Settembre 2022 sarà un mese ricco di eventi per Pesaro. Dal 9 al 18 settembre in città si alzerà il sipario sul 26esimo International Police Award Arts Festival, manifestazione mondiale che celebra le forze dell'ordine attraverso la rappresentazione che ne danno il cinema, la TV, la letteratura e l'intera sfera dello spettacolo e della cultura. Nasce dal fatto che io sono un appartenente alle forze dell'ordine, sono nell'arma dei carabinieri anche se in congedo, e dunque tra di noi era nata l'idea di farci raccontare in qualche modo e la cosa migliore era quella appunto di attivare le varie forme d'arte, tenuto conto che appunto in letteratura, cinema e televisione è un genere praticamente tra i primi più seguiti dal pubblico ed è servita soprattutto per fare da specchio, per vederci un pochettino come ci vedono, come ci raccontano. E naturalmente questa è stata un'esperienza bella e brutta nello stesso tempo, perché spesso e volentieri, come sapete, molte storie, molte vicende con protagonista il poliziotto sono vicende di corruttela o comunque di malaffare. Tanti appuntamenti in programma, quali proprio da non perdere? Ma secondo me da non perdere c'è la prima giornata con i Manetti Bros e Diabolik e le due giornate dedicate alla Romania e all'India. Poi sono tutte giornate interessanti perché praticamente avremo ogni giorno un'esperienza diversa. Però ecco, quelle che ci avvicineranno più anche a una cultura non nostra, magari anche molto lontana come quella indiana, quella iraniana o quella rumena, che è tutta da scoprire, sono esperienze che in un festival possono servire per dire ho visto qualcosa di nuovo. Dibattiti con VIP e personaggi dello spettacolo che avverranno a Palazzo Mazzolari Mosca, mentre film e documentari saranno proiettati al Teatro Sperimentale. Durante il festival ci saranno anche due importanti premiazioni: il premio Apoxiomeno, riconoscimento internazionale assegnato a sportivi e protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura che con le loro attività professionali hanno messo in risalto la figura delle forze dell'ordine. Altrettanto rilevante è il premio Alberto Sordi Family Award, condotto dal cugino Igor Righetti, nonché giornalista radiotelevisivo Rai, che verrà assegnato ad artisti e personaggi che con il loro talento hanno contribuito a far crescere la società. È un festival mondiale perché guarda appunto e premia produzioni di tutto il mondo, non solamente italiane, ma anche americane, indiane, cinesi, di nuove scene cinematografiche, e soprattutto l'occasione per far incontrare registi, produttori, attori anche con le nostre istituzioni. Siamo molto felici, saranno 10 giorni di dibattiti, di incontri, tutto a ingresso libero, ingresso gratuito, è una manifestazione normalmente itinerante, è la 26esima edizione. Ma siamo anche fiduciosi e l'idea che possa anche invece fermarsi a Pesaro per qualche anno, se ci sarà una reciproca soddisfazione della città e degli organizzatori. Tra le varie cose si ricorderà Tognazzi, nel particolare anniversario, ma anche una figura che ha sempre lavorato tanto anche rispetto al cinema in divisa. Voglio segnalare tra le altre cose il 13, invece il documentario Siamo qui, siamo vivi, in presentazione in anteprima mondiale, e sarà anche questa l'occasione per conoscere meglio la storia della famiglia Sarano, di questo progetto che probabilmente arriverà anche a un film hollywoodiano, che racconta ovviamente la storia di salvataggio di tantissimi ebrei avvenuta nella nostra provincia, tra Pesaro e Monbaroccio, e quindi sarà anche questa una bellissima opportunità nel contenitore che è rappresentato dall'International Police Award.